GF VIP, retroscena su espulsione Riccardo, rotto la chitarra per la rabbia. Sono passate circa 24 ore dalla squalifica di Riccardo Fogli dal Grande Fratello VIP, il concorrente è stato cacciato per una bestemmia pronunciata il giorno dopo essere entrato nella casa. La notizia dell'espulsione immediata dal gioco avrebbe spiazzato il cantante che, stando alle indiscrezioni riportate da Deianira e da Amedeo Venza, per rabbia avrebbe spaccato una chitarra. Salvo Veneziano, intanto, ha attaccato la produzione delle reality sui social, sostenendo che sarebbero stati costretti a mandare via il cantante ma che non avrebbero mai voluto farlo. L'espulsione di Riccardo Fogli da Grande Fratello VIP per una bestemmia è stata ufficializzata martedì nel tardo pomeriggio. L'artista ha vissuto tra le mura di Cinecittà per meno di un giorno, la produzione ha deciso di squalificarlo immediatamente dopo aver appurato che aveva realmente pronunciato una frase blasfema. Il concorrente ha scoperto di essere stato escluso dal gioco in confessionale, dove è stato chiamato dagli autori nel pomeriggio del 13 dicembre. L'uomo non ha più fatto rientro in casa e gli altri VIP sono stati avvisati dell'accaduto con un comunicato ufficiale che è stato letto da Vilma e Charlie. Riccardo, che era entrato nella casa del Grande Fratello VIP durante la 22 puntata, è stato squalificato per una violazione del regolamento, la bestemmia, infatti, continua a essere uno dei motivi principali per i quali un concorrente delle reality show può essere mandato a casa senza dover passare da un televoto. Visto che Fogli ha scoperto di essere stato espulso nel segreto del confessionale, gli spettatori della diretta non hanno potuto assistere alla sua reazione a caldo alla notizia. Deianira Marzano e Amedeo Venza, però, sostengono che il cantante abbia reagito malissimo al provvedimento disciplinare, tanto da arrivare a distruggere lo strumento musicale col quale era entrato tra le mura di Cinecittà. Negli studi gira voce che Riccardo non abbia preso bene la scelta del GF VIP di farlo uscire e che, essendo molto arrabbiato, avrebbe lanciato la chitarra dalla porta, rompendola in mille pezzi. Si legge sul profilo social dell'influencer napoletana. L'esperto di gossip, invece, ha raccontato che il cantautore avrebbe lanciato la chitarra addosso ad un autore in preda all'ira. Ma neppure di questo esistono prove concrete, quindi si parla solo di indiscrezioni. Quando è stata ufficializzata la squalifica di Riccardo Fogli, un ex concorrente del Grande Fratello VIP ha preso parola sui social network per attaccare gli addetti ai lavori. Visto che anche lui è stato espulso dal gioco anni fa per alcune frasi che sono state ritenute offensive nei confronti delle donne, Salvo Veneziano ha voluto dire la sua sull'accaduto. Stranamente vi siete svegliati, ma da fonti certe so che siete stati costretti a farlo. Avreste fatto finta di nulla, ha tuonato il siciliano su Instagram poco dopo aver letto il comunicato col quale la produzione del programma di Canale 5 ha confermato la cacciata del cantante per bestemmia. Non è la prima volta che il pizzaiolo attacca la trasmissione Mediaset alla quale ha partecipato in due diverse edizioni, se nel 2000 è arrivato in finale e si è classificato secondo. L'ultima apparizione dell'uomo tra le mura di Cinecittà nel 2020 era stata breve perché era stato squalificato per una violazione del regolamento.